Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, soccorri le più bisognose della tua misericordia. Allora hai lasciato la sigla anche tu? Contempliamo i misteri gaudiosi. Primo mistero gaudioso: l'annuncio dell'angelo a Maria Santissima. Riflettete ed abbiate sempre innanzi all'occhio della mente la grande umiltà della Madre di Dio e nostra, la quale, a misura che in lei crescevano i doni celesti, sempre più si sprofondava nell'umiltà, tanto da poter ella cantare da quello stesso momento in cui fu adombrata dallo Spirito Santo, che la rese madre del Figliuolo di Dio: ecco l'ancella del Signore. Ave Maria, grazia plena, Domino tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Domino tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Domino tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Domino tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Domino tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Domino tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Domino tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Domino tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Domino tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria,
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Era in principio, et nunc et semper in saecula saeculorum. O Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime. Soccorri le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero gaudioso. La visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. La prima virtù di cui ha bisogno l'anima che tende alla perfezione è la carità. In tutte le cose naturali, il primo moto di esse, la prima inclinazione, il primo impeto è quello di tendere, è quello di andare al centro. È una legge fisica. Lo stesso avviene nelle cose soprannaturali. Il primo moto del nostro cuore è quello di andare a Dio, che altro non è se non amare il suo proprio e vero bene. A buona ragione, la carità viene detta dalla Sacra Scrittura vincolo di perfezione. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sera in principio, et nunc et sempre, in saecula saeculorum. O Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime. Soccorri le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero gaudioso. La nascita di Gesù nella capanna di Betlemme. Egli nasce dal seno di sua madre, come raggio di sole che attraversa il cristallo senza appannarlo. E gli angeli sono lì a porlo fra le braccia di sua madre. O Maria, diteci quali furono le effusioni del vostro cuore. Chi potrebbe penetrare in quella fornace di fuoco? Essa se lo stringe al cuore e adora il suo Dio, il suo Creatore, il suo tutto. L'amore vince il rispetto. Lo vede Dio rivestito di carne per amore. Lo vede impotente che deve sostenerlo e lo adora onnipotente. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sera in principio, non che sia presente, con la sicurorua. O Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime. Soccorri le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero gaudioso. La presentazione di Gesù al Tempio e la purificazione di Maria Santissima. Desidero che gli abbassamenti del figliuolo di Dio e la gloria che a lui ne venne siano l'oggetto delle vostre meditazioni. Consideriamo gli annientamenti del Divin Verbo, il quale, secondo l'espressione di San Paolo, essendo nella forma di Dio, abitando in esso corporalmente ogni pienezza della divinità, non ebbe a vile l'abbassarsi sino a noi per sollevare noi alla filiazione di Dio. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto. Era in principio, et nunc et semper in saecula saeculorum. O Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime. Soccorri le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero gaudioso. La disputa di Gesù coi dottori e il suo ritrovamento nel Tempio. Non sia mai, o caro Gesù, che io perda un sì prezioso tesoro quale voi siete per me. Mio Signore e mio Dio, troppo viva è nella mia anima quella ineffabile dolcezza che piove dai vostri occhi. Come potrà essere lenito lo strazio del mio cuore il sapersi lontano da voi? Assai bene conosce l'anima mia quale terribile battaglia fu la mia quando voi, o mio diletto, da me vi nascondeste. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Era in principio, non che sempre esiste, secula seculorum. O Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime. Soccorri le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre Misericordia, di questo cielo spesso santa, tu sei che la mamma si deve venire, benedetta mamma di me, e riguardo le nostre misericordia, e sopra la nostra offerta, di Gesù benedetto, Santo e Spirito, nobis fortis fide vostra, o cremento mio ad uccidito Maria. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.